Don Giovanni e Faust. Loredana. E poi le capre girgentane siamane. Franco. Ma dove si trova Franco, veramente il Giappone? E come fanno i giapponesi a camminare sugli zoccoli infranti? Che cosa succede al nostro clima? Ma soprattutto, cos'è successo a un certo punto? Cosa è successo? Cos'è successo a un certo punto? Ah, ma cosa è successo? Vogliamo parlare dell'attuale problema dei giovani? Il mondo non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre il giorno e il giorno verrà. Sono sicura che qualcuno tra voi è Denis Pipitone. E se fosse Francesco Zecca? Ma soprattutto, ma chi è veramente Francesco? Cosa è successo a un certo punto? Cosa è successo a un certo punto? Tizio? Tizio e Caio? Mi senti? Niente, stacca tutto. Iniziamo. Stacca. Buchiamo lo schermo. Stronzo. Che cosa è successo al mondo dell'arte? Cosa è successo al mondo dell'arte dagli anni Ottanta ad oggi? Cosa è successo a un certo punto? In collegamento con noi anche il nostro inviato dal nome alquanto bizzarro. Tizio? Ci sei, Tizio? Ciao, sono Tizio Caio. Ciao, Tizio. Ho capito che avete un problema sul mio nome. No, allora, no, stavo dicendo al pubblico soltanto. Io mi chiamo Tizio e Caio di cognome. Sì, sì, sì. Ecco, e allora noi oggi vorremmo cercare queste risposte con lei. Lecca, lecca! Siamo tutti qui riuniti per cercare di risvegliare... Gingillo! Niente, chiedo scusa, ma io credo che sia il nostro vicino. Io mi chiamo Tizio e Caio di cognome. Senti, qual è il problema? Nessun problema. Cioè, dov'è che non capisci? No. Cioè, qual è il problema che non capisci? Scusami. No? Samuel? No, maestro Beckett. Per favore. No. No. Tizio di nome e Caio di cognome. Abbiamo capito. Potrebbe abbassare la voce? A per... spesa. Per favore, guardi, io le sto parlando dallo studio 1. Ecco, noi qui siamo di nuovo in onda, siamo in diretta, capito? A mezza. No, ascolti, stiamo intervistando Mr. Beckett, c'è il pubblico che ci guarda da casa. Se lei accende la televisione ci può vedere, capito? Hai scritto in finale di partita. La fine nel principio eppure si continua. Caro Beckett, quello che vorrei chiederti è la stessa cosa che Camille domanda a Mercier. Perché continuiamo?